Un saluto a tutti, sono Daniel. Per oggi abbiamo un Samsung A5 2017 SM520F, non carica, ok? Fa vedere quel triangolino che praticamente ferma la carica, ok? Questo difetto non puoi caricare il telefono. Vediamo adesso cosa succede. All'inizio lui ha assorbimento normale sull'USB detector, ok? Dopo un po' smette di caricare e fa vedere questo triangolino, come vedete, fa questo triangolino e la carica, cioè smette di caricare, praticamente non riesce di caricare, quindi è un difetto abbastanza diffuso fra i Samsung, cominciando da J1, tutti questi modelli J, A, anche su S8, però su S8 è collegato anche al fatto che anche la carica wireless, ok? Può essere anche per quello, per il modulo wireless di carica, però questo non ha un modulo wireless, solo NTC, ok? Che sarebbe questo qua. Questo è il modulo NTC, quindi questo non c'entra niente con la carica NFC, quindi è diverso. Però su S8 abbiamo un modulo uguale come questo che può influenzare la carica, ok, se è difettoso, però su questo non si tratta di stessa cosa. Quindi, come vedete, sempre triangolino, non fa vedere altro che il triangolino, ok? Temperatura troppo bassa, la carica si è fermata. USB detector, assorbimento zero. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Prima proviamo di smontare il terminale, smontare la scheda, scollegare la batteria, il display, tutti i tastini che sono qua, tutti in flat, ok, e andiamo a dare uno sguardo su questo telefono, andiamo sotto microscopio, ok, quindi a noi ci interessa questa parte perché se lui non va in carica c'è qualcosa che non va con un termoresistore, eh? Come si vede questo si hanno sostituito il connettore dock, ok, connettore dock, il connettore micro USB, questo non è micro, è un connettore tipo C. Vedete quanti punti di contatto ha rispetto all'USB classico, ok, quello che c'era prima, micro USB, questo è un USB tipo C, quindi sì, a quanto pare hanno sostituito questo componente, e a quanto vedo io sul microscopio è pieno di flussante da tutte le parti, sì. Guardiamo dall'altro lato, allora anche da questa parte si vedono chiaro i segni di surriscaldamento. Vedete questo componente? Si vedono le paline anche su questo condensatore. Questo stessa cosa. Segno che è stato usato calore, un po' troppo calore su questa scheda. Che palina c'è qua, anche su questo c'è una palina bella grossa, ok, quindi chiaro il dispositivo hanno usato una temperatura troppo elevata per saldare il connettore. Per prima cosa vado a vedere se il connettore mi dà i 5 volts,
mi interessa che mi dai 5 voci, le linee dati non mi interessano per adesso, quindi collego il cavetto di carica e vado a controllare, quello che mi, se il connettore funziona correttamente, ok? Quindi da questa parte, solo un attimo, lo devo spostare così, ok, così vedete anche voi. Mi interessa i 5 V dove sono, se ci sono. Ok, da questa parte 5 V ce l'abbiamo, ok? 5 V ci sono. Sono 5 V, quindi direi che il connettore è stato saldato bene. Mi interessa anche questa resistenza, se mi dà il voltaggio giusto, abbiamo 2,5, quindi corretto. Dopo mi interessano i termoresistori dove sono, perché non ho schematico di questo terminale, c'è il service manual, adesso scollego il cavetto. C'è il service manual, però non abbiamo niente, niente altro, non sono schemi come per i prodotti Apple, quindi per Samsung siamo un po', diciamo, dobbiamo cercare da soli. Quindi se io guardo bene questa parte, prima devo controllare questo perché devo andare anche io a caso, non ho schematico come detto, quindi devo controllare i componenti. Prima comincio con questo, ok, questo è ok, va bene. Andiamo avanti, questo componente qua. Questo è ok, quindi devo guardare anche questo da questa parte. Ok, questo fa beep, è ok. Ok, da questa parte devo mettere un po' di alcol isopropilico per pulire, che non vedo bene, c'è così tanto flussante che non si vede tanto bene. Ok, facciamo un po' di pulizia da questa parte. Questi termoresistori fanno un casino su tanti terminali Samsung, quindi bisogna cercarli, senza schematico non è che trovi un granché. Do una pulizia anche da questa parte, così sarò in grado di vedere bene. Ok, quindi controlliamo da questa parte. Io cosa sto controllando? Tutti quelli componenti che somigliano a un termo resistor, ok? Quelli che possono bloccare la carica. Sono le resistenze in mezzo e altri componenti, quindi verifico questo. Ok. Un attimo che devo aprire qua. Verifico questo con la palina. Funziona. Verifico questo. Funziona, verifico questo. Ops, questo non va, sicuro? Sì, non va. Questo non funziona, non fa beep, niente di niente. Allora, collego di nuovo il cavo di carica. Ok, solo un attimo che devo pulire un po' da questa parte. Ok, colleghiamo di nuovo il cavo di carica.
Vediamo quello che succede. Adesso leggiamo i voltaggi. Su questo devo trovare un 1.8 volt. Da questa parte abbiamo 1.8 volts. Da questa parte non abbiamo niente, quindi non passa dall'altro lato. Ok. Controllo i condensatori. 1.8 voci sono. Sulla resistenza 1.8 voci sono e 1.8 voci sono. Ok, quindi tutti questi tre componenti sono collegati fra di loro, ok? Quindi solo questo componente non mi dà niente. Perché questo è il vero, questo è il componente che fa questi casini, quindi termoresistenza. Questo condensatore collegato lì funziona correttamente, questo è la resistenza è collegata, funziona correttamente. Quindi a me mi interessa questo, ok? Per prima cosa andiamo a togliere questo componente. Ah, si vede chiaro che non è collegato neanche, eh sì. Quindi con tutta questa, guarda, con tutta questa gomma che c'è attorno, lui non è collegato neanche. Adesso devo fare, sì, qui è spaccato, a quanto pare, sì, da questa parte è rotto, ok, quindi non va bene. Si vede chiaro, o è saltato, o vediamo come sta questa resistenza. Questa è fissata bene, questa è fissata bene, quindi solo da questa parte c'era il problema. Il componente non stava bene anche sulla scheda, quindi è chiaro che dava dei problemi. Ok, sposto un po' di là. Ok. Come si vede questa parte è rimasta sulla scheda. Ok, una parte di questo trimestore, vedete che qua non si vede il rotto, quindi anche da questa parte sulla scheda, su questa piazzola è rimasto un po' di. Allora, adesso andiamo a fare una prova, che questa prova è utile per tutti. Senza termoresistore, questo terminale sta caricando oppure no? Andiamo a vedere, monto la scheda, ok? E vediamo se lui parte, se lui comincia a caricare normalmente. Quindi facciamo così una prova volante. Ok, mi interessa di connettere il connettore del display. Gli altri connettori, questo qua, sì, connettore batteria. E vediamo quello che succede. Allora, questa parte non si è. Sì, questo è rimasto, sono così tanti connettori su questi Samsung. Sono fastidiosi anche, non riesce a chiudere bene il terminale. Ok. Ah, adesso non è entrato bene da questa parte, dai. Ok. Allora, connetto i display. Non mi interessa di connettere e connetto anche questi due flat, anche se non sono importanti per me, li connetto ugualmente e connetto la batteria, ok? Ok, adesso
La prova, abbiamo montato la scheda, prova del 5, vediamo se questo terminale sta caricando senza quel componente che l'abbiamo tolto, ok? Quindi ho montato la scheda in, così, senza viti, senza niente, solo per fare la prova, batteria collegata. Ok, connesso con il cavo di carica. Come si vede, simbolo di carica c'è. Vediamo se si fa vedere ancora quel triangolino. Ok, sto caricando l'assorbimento di 1,15 sul mio USB detector. Ok, quindi si vede chiaro qua che abbiamo una 0,95 A, quindi sta caricando normalmente. Ok, adesso niente triangolino, quindi sta caricando senza nessun problema. Ok, al 9% già, quindi come si vede, eliminando quel termoresistore il terminale sta caricando. Sembra che non c'è bisogno neanche di metterlo, perché in questo modo abbiamo eliminato anche i problemi futuri, eh? Quindi lui sta caricando normalmente, come si vede USB detector, abbiamo un assorbimento di 1 A, quindi va bene e direi che ci siamo. Ok, quindi per adesso è tutto, abbiamo visto come si può sistemare questo difetto, ok, per un telefono Samsung A5 120F, che sarebbe un Samsung A5 2017. Non avendo schema elettrico ho dovuto misurare dappertutto, però alla fine ci siamo arrivati e siamo riusciti a risolvere questo problema. Per oggi è tutto, grazie di essere stati con me, ci sentiamo alla prossima.